questo è un esempio di come a noi ci arrivano i volumi. La prima cosa che noi effettuiamo è una selezione dello stato di conservazione, quindi come in un triage di un ospedale, distinguiamo i pazienti in base alla gravità, quindi abbiamo un codice rosso, un codice verde e un codice giallo. Questo per esempio è un volume del 1791. Abbiamo problemi di tipo biologico, quindi abbiamo avuto un allagamento. In più le grandi dimensioni e il peso di questo volume ha sicuramente provocato la rottura delle assi lignee che, come vedete, sono ancorate al volume secondo delle tecniche antiche. Noi riusciremo a recuperare questo volume, sia la parte lignea, che la pergamena, che le carte. Nel 1982, termine del liceo scientifico, ho deciso di andare a bottega, come si diceva una volta, solo che la bottega in questo caso era un convento, l'abbazia del Monte di Cesena, dove i frati benedettini avevano un laboratorio ed era uno dei laboratori storici in Italia. Mi hanno insegnato il giusto approccio a questo mestiere. La passione che loro mettono, l'attenzione che loro mettono alle loro attività non è minimamente inquinata dal desiderio di guadagno, di soldi, eccetera, ma proprio dal desiderio di fare bene il loro mestiere. Loro mi hanno insegnato tutto. Come si tocca un libro, come si riconosce di che malattia soffre. I libri possono essere ammalati di tante cose. Troppa umidità. Altri problemi possono essere di origine fisica, ovvero strappi, lacerazioni, cattiva consultazione, cadute. Ci sono problemi tipo chimico, ossidazione degli inchiostri, inquinamento dell'aria, e troppa luce. I frati insistono molto sull'educazione alla conservazione e all'uso corretto dei libri. Novembre del 2019 si è verificato un evento eccezionale di acqua alta a Venezia che ha prodotto numerosi danni, in particolare anche a numerose archivi e biblioteche della città. Queste sono le scaffalature che sono state raggiunte dalla marea, che qui è entrata per circa 20 centimetri e, come vede, tutti i palchetti bassi sono vuoti perché lì stavano i materiali che si sono inzuppati. Entrare nel deposito, spostare le scaffalature e vedere libri, partiture, manoscritti bagnati, zuppi, veramente è stato terribile. I libri bagnati da questa alta marea sono circa 3.000. Tra questi ci sono edizioni moderne, ma purtroppo c'erano anche manoscritti antichi, edizioni antiche. Per esempio, un pezzo prezioso che è andato bagnato è stata un'edizione delle Sonate Opera 1 di Vivaldi, l'edizione Sala, l'unico pezzo, l'unico esemplare sopravvissuto. Abbiamo contattato la ditta Frati e Livi di Bologna, che è specializzata proprio in questo tipo di operazioni, perché sui libri bagnati bisogna intervenire al più presto possibile, altrimenti si rischia che sviluppino muffe. Questi interventi, la velocità nell'eseguire alcune operazioni è fondamentale proprio perché ci mette al riparo da tutti i danni microbiologici che l'acqua produce. Salvare i libri ha veramente una valenza
per il passato ma anche per il futuro. È una trasmissione della memoria, della cultura, e quindi tutte queste operazioni erano fondamentali. Nel caso di Venezia, nel giro di 3 giorni abbiamo ricevuto numerose richieste di intervento. Abbiamo recuperato circa 25.000 fra volumi e documenti. Il materiale, una volta giunto presso di noi, viene congelato nei nostri container ad una temperatura che va fra i meno 20 e i meno 27 gradi. A questo punto abbiamo dato il via al ciclo di asciugatura. Qui dentro i volumi verranno nuovamente ghiacciati e attraverso il processo di liofilizzazione asciugati. La liofilizzazione basa la sua essenza su un principio fisico che si chiama sublimazione, ovvero il passaggio dell'acqua, che in questo momento si trova allo stato solido, ghiaccio, a quello gassoso, vapore, senza mai ritornare liquida. Siccome quando parte è bella rumorosa, noi l'abbiamo messo fuori, il motore è questo. Da questo tubo, grazie alle pompe che fanno il vuoto, viene aspirato il vapore creato durante la sublimazione, convogliato prima in questo condensatore che contiene una serpentina che trasforma questo vapore. La macchina è in grado di togliere in un unico ciclo fino a 700 litri d'acqua contenuta nei libri. Questa macchina non esiste in commercio, è un nostro progetto e non esiste un altro esemplare oltre a questo. A questo punto procediamo all'apertura della macchina per verificare che tutti i volumi si siano asciugati alla perfezione. Questo test che andiamo a fare adesso viene eseguito in particolare su 5 pezzi che inizialmente, modi campione, sono stati utilizzati per collocare le sonde. Il liofilizzatore è in grado di togliere tutta l'acqua, ma non è in grado di uccidere muffi, insetti e microrganismi. Per questo abbiamo pensato, progettato e realizzato questo impianto, che si chiama Books Wind 2, che attraverso 8 cicli, anche abbinabili fra loro, è in grado, per esempio, con il freddo di uccidere gli insetti, oppure con il caldo umido di uccidere le muffe. Queste sono pagine del volume che sono state lavate, cioè proprio immerse in acqua, e dopo restaurate. Quindi abbiamo ricostruito tutte le parti mancanti. Questa è una Bibbia del 1500. Direi che dopo l'emergenza sanitaria e quella economica, è proprio su questo che ci dobbiamo concentrare, sul fare di tutto e di più per continuare a preservare, a conservare e a divulgare al meglio il nostro patrimonio culturale, artistico e scientifico.